capito, cioè, anzi, si è adeguato a quello che subito ha detto l'onorevole Cepannarale in riferimento anche a esplicitare tutte queste cose. Sta di fatto, cioè, che qui il problema c'è chi vuole le deleghe, che è il governo, e chi non le vuole. Cioè, tutti questi emendamenti sono pure superflui. Cioè, bisognerebbe fare una votazione sola per chi le vuole e chi non le vuole. Grazie. La ringrazio, ovviamente il suo intervento, onorevole Palese, contiene considerazioni politiche su cui io non entro. È, diciamo, costume di questa legislatura avere uno o più relatori di minoranza in ogni provvedimento, cosa che nelle legislature precedenti non avveniva. Quindi, ecco, in questo senso, diciamo, abbiamo un'innovazione, però questo non aiuta, diciamo, la velocità dei lavori. Fermo restando questo, la Presidenza ovviamente non ha nessuna difficoltà a leggere i pareri. Se fa piacere a voi, 23.109, c'è il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole SEL, favorevole Lega, contrario 5 Stelle, votazione aperta. In tutto questo ci tengo comunque a precisare che i pareri sono lasciati agli atti già nel momento in cui vengono esplicitati, quindi questo è chiaro. Frusone. Onorevole Lattuga, non riesce a votare? Certo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 23.120. Catalano, contrario Commissione, contrario Governo. Contrari SEL, Lega. Si rimette all'Aula 5 Stelle, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 23.111, contraria Commissione, contraria Governo. Si rimette all'Aula SEL, contraria Lega Nord, favore 5 Stelle, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 23.112, contraria Commissione, contraria Governo. Se alzi rimetto all'Aula, favorevole Lega 5 Stelle, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 23.113, contraria Commissione e Governo, favorevoli SEL 5 Stelle, contraria Lega Nord, votazione aperta. Revoco la votazione. Onorevole Marzana. Grazie. Questa è una delega aggiuntiva. L'unica che per il Movimento 5 Stelle il Governo è legittimato a ricevere.
Oggi c'è una grande disparità nell'erogazione delle risorse da parte del governo agli enti locali per i servizi di asilo nido, i servizi di istruzione come quello di refezione, assistenza specialistica, trasporto. All'origine del problema c'è il fatto che il governo è venuto meno ad un preciso impegno previsto dalla Costituzione, cioè la definizione dei livelli essenziali di prestazioni. In pratica avrebbe dovuto determinare su tutto il territorio nazionale la quota di asili nido rispetto al numero di bambini, definita come minimo da garantire in tutta Italia, e altrettanto avrebbe dovuto fare per gli altri servizi di istruzione. Questo ritardo aumenta il divario della distribuzione di risorse e di conseguenza dei servizi sociali e di istruzione, già molto differenziata sul territorio. Con questo emendamento, Presidente, si chiede di determinare il livello essenziale di prestazioni in maniera da garantire la quantificazione del fabbisogno effettivo di ciascuna regione, superando il parametro della spesa storica. Grazie, la votazione è aperta.